Dicevamo che siamo con un ospite illustre, 9 volte campione del mondo, Lamberto Collari. Tutti quanti lo conoscete, so che in questo momento la nostra audience si alza tantissimo. Ciao a tutti. Allora Lamberto, è sempre un piacere vederti, e la cosa che ti contraddistingue da tanti anni che ti conosco, che hai sempre il sorriso dipinto sul volto, quindi riesci a trasmettere serenità quando sei in una gara. Raccontami un po' su cosa stai lavorando sul tuo modello per migliorare le prestazioni. Ma tendenzialmente lavoriamo sempre un po' sul setup della macchina per cercare di appunto sviluppare al meglio le prestazioni e dare più informazioni possibili a tutti i nostri clienti. Una spia mi ha detto che avete fatto delle sostanziali modifiche sulla macchina riguardo la parte frenante. Beh, oddio, diciamo che i giapponesi lavorano, sono persone meticolose, quindi nella competizione è giusto che ci sia sempre un'evoluzione dei particolari. Hanno fatto alcune modifiche al freno, però diciamo che è ancora in fase di test, perché comunque dall'inizio dell'anno non siamo riusciti a fare molte prove ancora. Tu preferisci generalmente avere il freno sull'asse cambio o sull'asse posteriore? Ma io credo che non importa tanto dove posizionarlo, ma importa che abbia una buona frenata. Molto spesso infatti i neofiti, i ragazzi che iniziano, non immagino quanto possa essere importante il freno su un automodello di questo genere. Il freno viene usato molto spesso. Quale punto vorresti migliorare della tua macchina in questa prossima manche qualifica? Oddio, diciamo che siamo piloti, tutti piloti, tendenzialmente non gli va mai bene niente, per cui ci piacerebbe sempre avere qualcosa di più dal motore, dalla macchina, dalle gomme. Personalmente un po' più di facilità di guida stiamo cercando. Adesso è cambiata molto la pista perché si sta riscaldando, però ti ho visto molto a tuo agio nell'ultima manche. Sì, nell'ultima manche andava meglio, sì, era migliorato nonostante la pista si sia riscaldata. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti di setup come la carreggiata, per cui diciamo che ha fatto quello che doveva fare. Un grande campione come te, cosa consiglierebbe a un ragazzo che viene a correre a Cassino? Cioè, quali sono le parti da curare come assetto per avere una buona resa su questo tracciato? La cosa importante di questi modelli comunque è la precisione del setup, nel senso sono tutti particolari fondamentali, dal fine corsa, alla convergenza, agli ammortizzatori, all'olio, per cui bisogna essere un po' meticolosi e comunque avere anche gli accessori e la strumentazione giusta per fare un buon setup. In questo GP Efra non ci sono state moltissime presenze straniere, forse anche dovute al fatto che c'è un po' di crisi nell'aria. Te la senti di fare un bello invito magari in lingua inglese? Se vuoi ti puoi aiutare Silvia, puoi fare tu, per invitare i tuoi colleghi stranieri a venire a visitare questa perla che abbiamo in Italia? No, volentieri, anche perché qua a Cassino è un bellissimo posto, si sta bene, si mangia bene, c'è tanta accoglienza, quindi chi non è venuto sicuramente si è perso tanto. Poi questa è la prima gara dell'anno importante, sarebbe stato veramente allora esserci tutti. Allora guarda in camera, davanti a te hai tutti quanti i piloti stranieri che non sono venuti, cosa gli diciamo? Io dico in italiano, dico spero che la prossima volta anche voi sarete dei nostri, perché questo GP Series è veramente, a me sta veramente molto divertendo, e poi stiamo tutti insieme e ci divertiamo. Facciamo fare la traduzione a Silvia. He greets everybody in saying that this GP Series is a very special idea and very good idea, especially to have lots of fun. So he invites everyone to take part in lots of and following races. So thank you everyone. Poi ti faccio per finire una domanda a cui so che tu mi risponderai sicuramente sinceramente, come fai sempre. Ci sono stati dei cambiamenti anche in Efra come persone, il tuo giudizio? Ma
credo che i cambiamenti ogni tanto facciano bene, perché è giusto che ci siano dei cicli, per cui le persone che ci sono adesso sono, spero si adattino meglio alle situazioni attuali di tante cose che è giusto che cambino, quindi, e secondo me questa gara dimostra già, perché comunque l'affluenza dei piloti, anche se molti non sono venuti, c'è una buona affluenza, per cui anch'io sono venuto perché confido nella federazione, nelle federazioni, cioè per cercare di fare il miglior lavoro possibile per tutti. Ti ringrazio, sei sempre gentilissimo e spero di vederti sempre più forte, ok? E aspettiamo il decimo, ragazzi. Ok, grazie, ciao.